Buonasera a tutti, eccoci qua con la nuova puntata di Dialoghi Sperimentali. La sigla questa sera è il brano Riepilogo nella versione 2.1 di Ordalia, ovvero Dan Alessandro Sabatta. Eccoci qua con la nuova puntata di Dialoghi Sperimentali dopo mi sembra 3 o forse 4 settimane di assenza. Ricordatemi, amici, siamo un po' che non ci vediamo, no? Boh. Parla nessuno. Siamo qua con ospiti ben noti, insomma, una compagnia ben nota. Non si parla di ospiti, questo termine improprio, siamo tutti qua insieme. Nell'ordine sparso, Stefano Luna, che già avete visto e vedete da un bel po' di tempo, Dan Alessandro Sabatta, che vedete dai primordi di Dialoghi Sperimentali, che è appena guarito dall'influenza, bentornato, e Alessandro Grazie. Conedera con le cuffie in testa, e io. Ciao ciao. Allora, chi ha voglia di introdurre un pochino la nostra nuova serata? È la ventesima, La Donatella. ventesima, È ci la rendiamo conto. ventesima. Occhio e croce, abbiamo registrato con questa sera 40 ore di dialoghi. È un bel traguardo. Direi che chi si sparerà mai questa ora di sperimentali, non lo so. Invece Qualcuno. C'è gente che lo fa. C'è gente che lo fa. Qualche pazzo siamo riusciti a coinvolgerlo Sì. in questa nostra giostra. E è una soddisfazione grossa, perché per starci dietro 2 ore intere significa che ci volete bene da un lato e che siamo forse anche un pochino bravi dall'altro. Ecco, sì, e poi che è una situazione comunque
gradevole, interessante, cioè parliamo di argomenti che sono tutt'altro che popolari, però in qualche modo siamo riusciti a creare un nostro seguito in qualche maniera, ecco. E questa è una bella cosa. Stasera, tra l'altro, è una puntata, vuole essere una puntata, non dico che ritorna agli esordi, ma una puntata in cui dopo alcuni episodi in cui ci siamo occupati della nostra attualità, di cui torneremo ad occuparci, e non è una cosa che è chiusa, finita, assolutamente, però diciamo che ci prendiamo una pausa, anche perché la nostra attualità non mi sembra proprio, almeno non so come la pensate voi, ma proprio leggera e gradevole, per cui vogliamo immergerci nell'arte, nella sperimentazione, nelle nostre produzioni, nelle produzioni di grandi maestri, insomma vogliamo immergerci ancora una volta in quella che è squisitamente il discorso artistico e il discorso personale anche in qualche modo, nel senso che poi dietro il lavoro di ogni artista c'è la sua vita, c'è un messaggio globale, c'è un messaggio sicuramente spesso sociale, spesso filosofico, qualche volta anche esoterico, però chiaramente c'è la nostra vita. Da dove vogliamo partire, ragazzi? Di materiale stasera ne abbiamo tanto interessante, come al solito materiale nostro, ma anche due contributi di due immensi maestri, mi permetto di dire, nell'ambito della sperimentazione sia teatrale che vocale che musicale che sonora, tutte e due maestri della voce, e non aggiungo altro. Qualcuno vuole introdurre Stefano, Alessandro, Dan? A voi lanciare qualche cosa sulla serata, se vi va. Come al solito noi non prepariamo nulla, quindi no, ci lanciamo. Vai, Ste. Non sono bravo a fare le introduzioni. Però dai. Sempre attaccarmi e polemizzare con gli altri piuttosto, no? Ma non è, essere quello che lancia il seme all'inizio mi mette un po' in difficoltà. No, sì, questa sera, perché ovviamente so quali contributi Donatella ha preparato, quindi la parola maestri non è buttata lì a caso, insomma. No, assolutamente, anzi potremmo anche partire, un'altra idea che mi era venuta e che mi piace, visto che siamo in dialoghi sperimentali, io lancio sempre questa cosa, è bello anche sperimentare tra noi, sperimentare al momento, ecco, non abbiamo un canovaccio, non abbiamo una, come si dice, una linea guida, qualcosa di scritto, qui dobbiamo stare dietro, non abbiamo nessuno a cui rendere conto, se non a noi stessi, alla nostra voglia di proporre contenuti culturali, artistici, di un certo livello, si spera, ci auguriamo, e quindi possiamo anche sperimentare tra noi. Se mi verrà, allora, visto stasera... Visto che non abbiamo una scaletta, e visto che nelle varie puntate abbiamo in qualche modo evocato il discorso dei tarocchi, questa è la 20ª puntata. Nel volantino giocato sulle 2X, sul numero Dan, romano. Per gli amici da casa che non lo sapessero, i volantini sono sempre creati da Dan. E quindi non so, mi è venuto in mente di fare come la volta scorsa, quindi estrarre una carta, andiamo a vedere, eccola, che è la carta 20. Siamo proprio al termine del cammino, alla conclusione quasi del cammino degli arcani maggiori, e questa è la carta del giudizio. Sto aspettando Donatella, perché la dedica della carta è per lei. Eccola! Ha lasciato in compagnia del suo albero di Natale. Che parentesi, scusate! Era un'uscita studiata apposta per farci vedere, esatto. Di Natale che io non ho fatto, lavoro dietro, che quindi... non ho fatto per 20 anni, ma adesso mi sono rimessa a fare gli alberi di Natale. Vai, Dan. No, stavo dicendo che avevo preparato la carta dei tarocchi numero 20. Yes. In onore di questa serata. Non sapevo se... fosse stato il caso di mostrarvela, ma visto la piega sperimentale che ha preso questo nostro incontro, ve la faccio vedere, la dedico a te, Donatella. Giudizio, la carta 20, che cosa ti fa venire in mente, tu che hai familiarità con i simboli?
Wow, la carta del giudizio. Forse mi stai dicendo che ora che io metta giudizio, Giudizio che ho comincia a fare gli raggiunto una alberelli di certa Natale invece che dalle palme, età e dalle non ho... palme agli alberelli. Gli alberelli di Natale. No, il giudizio stavo rappresenta, scherzando, ovviamente, ovviamente. No, chiedo gli a te, squilibri. Dan, come me la dedichi? Ecco, fammi tu una dedica relativa a questa carta, perché visto che l'hai scelta, voglio sentire io te. Sai che cos'è? Secondo me il giudizio è un qualcosa che stiamo attendendo, ma la dedico a te, ma come a te anche a Stefano e Alessandro. Intanto è una carta che ha a che fare con la musica, forzando un po' l'interpretazione, perché c'è un angelo che... Ci sono gli squilli di tromba degli angeli che ridanno vita ai morti. E può essere interpretato come un segnale tanto atteso, un segnale di ripresa, di rinascita, un qualcosa che viene dall'alto, quindi un qualcosa di eloquente, di potente, di autorevole. Una buona novella che in qualche modo risolleva, ridà vita ai nostri animi dopo una costrizione che simbolicamente nella carta vediamo. Legata al sepolcro, ovviamente noi siamo vivi e nessuno ci ha ancora seppellito, ma in qualche modo siamo stati isolati, costretti all'interno di certi limiti. È una pura casualità che stiamo parlando adesso della carta del giudizio, la ventesima puntata, nulla di calcolato, ma ho imparato che nei tarocchi non c'è mai nulla di casuale. Quindi è una dedica che faccio a voi e a tutti quelli che ci seguono, che questo giudizio arrivi presto per tutti. Non solo nei tarocchi, non c'è nulla di casuale, bisogna sempre saper cogliere, Cogliere, no? I segni che esatto. arrivano da dentro di noi, da fuori di noi, e avere sempre quel lumicino di speranza, no? Che ormai è ridotto al lumicino, però insomma ce la teniamo stretta comunque, Ce la che prima o poi coccolina. qualcuno arriva davvero dall'alto dei cieli con le trombe a liberarci. Giusto, io invece questa sera, non adesso, visto che tu hai preso i tarocchi, io ho preso in mano dei sistemi simbolici bellissimi di Lorenzo Stuni. Adesso non si vedono perché ho lo sfondo dietro che rovina tutto, ma poi ve le farò vedere. Ho qua le Sfingi di Lorenzo Stuni e siccome hanno scritto dietro delle poesie, magari ne pescherò una e leggerò così. Quello che c'è scritto dietro. Ma io farei partire la serata alla grande con un contributo di quello che per me è il più grande nella mia vita, è stato ed è tuttora quello che io considero il più grande maestro, forse in assoluto, che per me, ripeto, non voglio fare gare assolutamente, che è Carmelo Bene. Io ho portato questa sera un contributo di Carmelo Bene, è in realtà un monologo poetico che non dura più di 6-7 minuti, niente di lunghissimo, da Esenin, praticamente allora è tratto da quattro modi diversi di morire in versi, che fu trasmesso dalla Rai nell'82, se non sbaglio, parliamo dei primi anni 80. Questo estratto che io trovo sublime, nel quale quando mi perdo vado a finire in altri mondi, in altre dimensioni, solo tramite la parola, la voce, lo sguardo di Carmelo Bene. Carmelo Bene, ricordiamo di Carmelo Bene il concetto di fonè, tutto il lavoro che lui ha fatto sulla fonè, quindi sull'uso della voce e la voce amplificata a livello del tutto sperimentale. E tra l'altro fu unico nel suo amplificare con dei sistemi potentissimi la voce. Nel suo lavoro, quando nessuno lo faceva, ricordiamocelo, eh? Ecco, io lo considero assolutamente fuori da ogni definizione. Quindi io direi, iniziamo da questo contributo, vediamo che cosa ispira in ognuno di noi e poi partiamo con le mille cose della serata. Chi intrattiene gli amici da casa mentre io Io. preparo? Grazie.
Io intrattengo facendo una considerazione che quando parliamo di progresso, no, di mezzi di comunicazione, ricordiamoci questo, che la RAI trasmetteva Carmelo Bene, che interpretava i versi di Yesenin, scritti con il proprio sangue qualche giorno prima, forse il giorno prima del suo suicidio. Parliamo di un poeta maledetto, russo di inizio Novecento. Arte sublime, potenza inarrivabile. Immergetevi in Carmelo Bene e pensate che la nostra televisione, nei tempi che furono, ci faceva vedere anche questo. È vero, è una cosa incredibile. Una volta sulla RAI si potevano fruire dei contributi culturali, il teatro che facevano, sono passati veramente delle cose di altissimo livello, che oggi io non ho più la televisione da anni e anni, quindi non penso che minimamente ci sia nulla di simile. Ok, silenzio, penombra e Carmelo Bene. Amico mio, sono molto molto malato, non so io stesso da dove provenga questo male, se sia il vento a fischiare sulla buona e deserta campagna, o se l'alcol sconvolga i cervelli come un boschetto a settembre. La mia testa sventola le orecchie come un uccello le ali, non ha più la forza di dondolarsi sul collo. Un uomo nero, 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 un uomo nero siede sul mio letto, un uomo nero. Non mi fa dormire tutta la notte, un uomo nero muove un dito sul libro abominevole e con voce nasale come un monaco sopra un defunto mi legge la vita di un furfante ubriacone incutendo nell'anima angoscia e sgomento. Un uomo nero, nero, nero. Ascolta, ascolta, mi rabormottando. Ci sono nel libro molteplici piani e pensieri bellissimi. Abitava quell'uomo nella contrada dei più tremendi banditi e ciarlatani. A dicembre in quella contrada la neve e diabolicamente pura, e le bufere mettono in moto allegre con occhio. Era quell'uomo un avventuriero, ma della specie migliore, più alta. Era elegante e per di più poeta, benché d'una forza non grande, ma spigliata, ed una certa donna di 40 anni e passa chiamava puttanella e insieme sua diletta. Felicità. E gli diceva, e destrezza di mente e di mani, tutte le anime maldestre ebbero sempre fama di infelici. Non fa nulla se molti tormenti arrecano i gesti ambigui e bugiardi. Fra tempeste e bufere, nel gelo della vita quotidiana, nelle perdite gravi e nella tristezza, mostrarsi sempre sorridenti e semplici è l'arte suprema nel mondo. Uomo nero, tu non osi altrettanto, che mi importa della vita, un poeta scandaloso, legge ad altri, ti prego, il tuo racconto. L'uomo nero mi guarda fissamente
e gli occhi gli si aprono ad un vomito. Azzurro, quasi volessi dirmi che sono un ladro e un furfante, che impudente e spavaldo qualcuno ha derubato. Amico mio, sono molto, molto malato. Non so io stesso donde provenga questo male. Se sia il vento a fischiare sulla vuota e deserta campagna, o se l'alcol sconvolga i cervelli come un boschetto a settembre. E l'uomo nero ancora, togliendosi il cilindro, getta il soprabito con noncuranza, viene a sedersi sulla mia poltrona. Ascolta, ascolta ignorandola fissandomi in viso e si piega sempre più vicino. Io non ho mai visto mai nessun furfante soffrire di un'insonnia così stupida e vana. Supponiamo che io mi sia sbagliato. Stanotte c'è la luna, di che altro ha bisogno questo piccolo mondo ubriaco di sonnolenza? Forse con le sue grasse cosce lei verrà di nascosto e tu rileggerai la tua languida lirica sfiatata. Io amo i poeti. Razza divertente, ritrovo sempre in loro una storia che al cuore è ben nota, come una studentessa pustolosa, un mostro dei lunghi capelli, che le parla del cosmo, grondando languore sessuale. Non so, non ricordo, in un villaggio, forse a Kaluga, ma forse anche a Riazan, in una semplice famiglia contadina viveva un ragazzo di gialla chioma con gli occhi azzurri e divenne adulto e per di più poeta, benché di una forza non grande ma spigliata, ed una certa donna di 40 anni e passa si chiamava Puttanella e insieme sua divetta. Uomo nero, sei un ospite pessimo. Questa fama da tempo ti circonda. Vado in collera, mi infurio, e il bastone mi vola diritto sul suo muso, alla radice del naso. La luna è morta, alla finestra irrividisce l'alba. Hai tu notte, perché tanto scompiglio? Io sto in cilindro, con me non c'è nessuno, sono solo, è lo specchio. Infranto. Non è nuovo morire in questa vita, ma vivere non è neppure nuovo. Voi. Anzi, mi viene da dire, io quando guardo questo meraviglioso monologo, tutte le volte vengo catapultata in un'altra dimensione. Io ho questo rapporto con i lavori di Carmelo Bene, veramente sono per me anche una sorta di portale da un'altra parte. Pensare poi che non è altro che un primo piano fatto magistralmente, ma non è altro che un continuo primo piano, lui è di un reading fondamentalmente, perché lui sta leggendo. Un primo piano ed è tutto occhi, voce, mimica facciale, fine. E respiro. Lui riesce a dare un suono a ogni
a ogni micro movimento del suo viso. Lui era poi con la voce, ricordiamoci la definizione di Carmelo Bene, io sono la Callas del teatro, perché lui con la voce ha lavorato in una maniera, ripeto, poi diverso, ovviamente non sto io qui a presentare chi è Carmelo Bene, insomma, ognuno si documenti nel caso degli amici da casa, ma non ha bisogno di presentazioni, ma parliamo di qualcuno che è fuori da ogni schema possibile immaginabile del teatro contemporaneo, eccetera. Tutto un suo percorso, è tutto una sua, un creatore, io sempre, cioè, per semplificare, un creatore di mondi, forse di universi, ecco. E questo viso, questo sguardo, chi non l'ha visto bene lo invito poi a guardarlo a schermo grande, perché chiaramente rende molto di più che su un telefonino, perché anzi in penombra, tra l'altro parentesi con Dan, io lo guardavo, l'ho scoperto questo video particolare, mi sembra, quando stavo con Danilo, che ero a Perugia, e mi ricordo che me lo guardavo proprio già dalle prime volte al buio, e mi metteva pure paura, cioè io alla fine avevo anche paura, mi guardavo un po' di questo pezzo. Ma perché a un certo punto lui te lo fa vedere, quell'uomo nero, quell'ospite orrendo. Che ha sul letto di notte, sì. Sì, così evanescente, ma allo stesso tempo tangibile. Lui ha paura. Parafrasando il poeta, e riesce a trasmettertela in maniera veramente molto, molto potente. Qui tocchiamo proprio l'acme del teatro. E come ha detto Donatella, non siamo noi a dirlo, lo stiamo semplicemente celebrando. Ti racconto un aneddoto. Io ho un carissimo amico, si chiama Stefano Volpe, è un attore teatrale, anche regista, l'ho conosciuto qualche anno fa qui a Bologna, e lui da giovane studiò con Carmelo Bene. E ci dedicammo, io e lui, qualche ora nel suo studio, gli dissi: Stefano, mi devi raccontare tutto. e ti giuro, è stato un racconto da pelle d'oca, no? Sentire Stefano che mi racconta la sua esperienza in una cantina romana con Carmelo Bene, mentre fumava le sue sigarette, sputacchiava, insultava, ma allo stesso tempo faceva crescere così tanto i suoi uditori, chiamiamoli, perché lì non si trattava né di studenti né di, non lo so cos'altro, collaboratori, semplicemente devi stare lì in silenzio e ascoltare quello che lui ha da insegnarti. Bellissimo, intanto che spunta Alessandro da dietro un angolo. Ciao Alessandro! Poi andrà a finire nell'altra stanza, tornerà a farsi un po' di caffè. Questa cosa è bellissima, oltretutto una cosa che io noto, e chi l'ha visto, chi lo vede in grande lo nota, a un certo punto quando lui si gira c'è questa lacrima, si vede che quando scende, guarda nella direzione, ha proprio questa lacrima. Sono dei dettagli sublimi che non hanno bisogno di commenti, anzi io non commenterei oltre perché sporcano, però abbiamo l'altro contributo dei grandi maestri, che è di Amanda Galas. Nel mio mondo, poi non so nel mondo degli altri, ha moltissimo in comune con Carmelo Bene, infatti sono per me maestri meravigliosi e hanno moltissimo in comune. Intanto, se vogliamo fare un po' per un attimo gli astrologi, sono nati anche in giorni vicini sotto il segno della Vergine, dove segno sotto il quale ci sono diversi artisti tutti abbastanza oscuri, ecco. E io passerei subito, facciamo i maestri, dai, così poi passiamo anche a noi, perché se li mischiamo, io non mi mischierei ai maestri, ma non per fare quelli che hanno paura dei confronti, ma perché così dividiamo un pochino le due cose, e passerei all'altro contributo, anche perché è molto, diciamo, secondo me c'è molto in comune, che è di Amanda Galas. Però se Stefano sa dire un pochino lui, introdurre da che spettacolo è tratto, io ne so poco di quel lavoro. Mi ha emozionato tanto, ma ne so poco.
Guarda, mi trovi un po' impreparato. Siamo Allora, lo impreparati in spettacolo un è, momento. esatto, è relativamente recente perché, se non ricordo male, si parla del 2014-2016, gli anni in cui ha cominciato a portare in scena questa piece. Però non ho ripassato, non ricordo, cioè, ci sono, come in tutti i lavori che lei fa, moltissimi riferimenti estremamente colti ed estremamente alti, però magari mentre lo mandiamo andiamo un attimo a ripassare Sì, di cosa si tratta, perché... assolutamente. Anch'io volevo passare un contributo di Diamanda Galás. Prima sono andata a cercare le cose che ho scoperto e amato nella mia adolescenza e che mi hanno così fortemente segnata. E chi conosce le mie sperimentazioni vocali lo sa quanto mi hanno segnato. Però poi alla fine ho detto no. Ma andiamo a cercare qualcosa di più recente. Allora sono andata poi a pensare a tutta quella serie di meravigliosi standard jazz e blues da lei rifatti in chiave meravigliosa e poi ho detto ancora no, andiamo a cercare ancora qualcosa di diverso. Allora sono andata a cercare qualcosa che a mio avviso ha più il sapore degli anni che furono, diciamo così, più che del presente, però in una chiave assolutamente presente, che non è quella degli anni Ottanta, che non è quella di Sono l'Anticristo per capirci. È un altro estratto di 5-6 minuti da un suo spettacolo dal vivo. Io adesso non vorrei dire il titolo in tedesco, lo ho a memoria, non mi ricordo se è Das Iberspital. Silberspital. Ah, ok, perfetto, tutti lo sappiamo. E quindi anche qui non aggiungerei altro, lascerei direttamente, diciamo così, la parola o meglio la voce a Diamanda. Thank you.
ecco, era un estratto, ovviamente è un peccato interrompere, ho sentito un dolore questa interruzione, però in realtà è un pezzo che, insomma, sarebbe da vedere in gran parte. Stefano, ti sei documentato? Sì, mi sono un po' documentato, mi sono un po' documentato e ho ricordato, perché era un po' che non rivedevo questa performance, che trovo non ci siano parole per definire in quanto a grandezza, ed è ispirata a una poesia di tal Georg Heim, lo devo leggere perché come al solito con i nomi ho qualche problema, era un poeta espressionista dell'inizio del secolo. E Das Fieberspital, io non so il tedesco, quindi chiedo scusa per la... Vediamo a Dan! Ecco. È la pronuncia giusta, quella di Stefano, okay. Perfetto. Okay. Significa l'ospedale della febbre, e quindi si parla di pazienti allo stadio terminale della febbre gialla, e di ritorno dalla prima guerra mondiale, e c'è tutta una riflessione sullo stato, sulla condizione di queste anime perdute, fondamentalmente, che sono lì rinchiuse ad aspettare il figuro nero sul petto, no? che arrivi ad eseguire il suo triste compito. Ed è una riflessione molto amara anche sul modo in cui il paziente viene considerato come un numero, fondamentalmente, perché erano isolati in queste stanze tutte bianche, vestiti di bianco, con il letto bianco, la biancheria bianca, perché il bianco dà l'idea della purificazione, e nel poema si parla del contrasto con invece il colore che aveva purtroppo il loro volto, con le perdite di liquido e di sangue che avevano, e quindi risultavano ancora più orrorifiche, diciamo, su questo candido e immacolato bianco. E poi si parla di questa figura del prete che arriva per sostanzialmente dare l'estrema unzione, però anche qui con questa presunzione, questa arroganza, in cui sostanzialmente io ti do il lascia passare per il paradiso se tu ammetti le tue colpe. Qui, insomma, anche le tematiche, collegamenti con quello che stiamo vivendo, se ne possono fare parecchi. Aspetta, a proposito di lascia passare, c'è sempre un lascia passare per ogni dove. Devi sempre ammettere di avere una colpa da espiare. E vado a rileggere questa parte che mi ha veramente torto le budella. La traduco in diretta perché è scritta in inglese. Credo che sia la conclusione, non vorrei fare uno spoiler per chi eventualmente volesse poi andare a cercarsi questa poesia o a vedersi la performance intera, ma mi sembra degno di nota, insomma, questa conclusione. Dice: ma un paziente si rifiuta di ricevere il sacramento, cioè di mangiare proprio l'ostia fisicamente. È un paziente il cui stato di delirio ha incastrato in uno di questi enormi ragni che pendono dal soffitto. Questa credo che sia in realtà una sorta di proiezione mentale dei pazienti, non mi è chiarissimo se io l'ho interpretata così. Mi auguro che non ci fossero degli enormi arachnidi sospesi sopra le loro teste, perché ne passavano già abbastanza. E quindi, mentre il prete si inginocchia davanti a lui, questo paziente resistente, perché viene proprio definito così, lo impala all'improvviso con una pietra appuntita che aveva tenuto nascosta. Non so se dovremmo, se dobbiamo augurarci di uscire. Mi fa venire in mente Auschmerz. Però... Mi fa venire in mente, scusa, dei collegamenti con Ausmerzen. Non so se avete visto quel bellissimo monologo di Paolini in cui parlava proprio di discorsi legati all'eugenetica dei primi del Novecento.
questi esperimenti negli ospedali sugli ammalati per fare togliere in fretta i cosiddetti mangiatori inutili. Ecco, è probabilmente collegata questa, immagino, suppongo, se parliamo di espressionismo tedesco, probabilmente c'è un legame, immagino, non vorrei dire una castroneria. E peraltro un'altra cosa che mi colpisce molto è che questo poeta, che è morto all'età di 24 anni, ha scritto questo componimento all'età di 23 anni, quindi sostanzialmente era poco più che un bambino, ma aveva un'esperienza non diretta, ma come dire tramandata, perché suo padre aveva lavorato in questi posti, aveva lavorato anche come, si dice che assisteva alle esibizioni dei condannati a morte, scusate, esecuzioni dei condannati a morte, e che questa cosa ovviamente nel corso poi della vita gli ha causato diversi esaurimenti nervosi, ricoveri, eccetera, eccetera. Quindi suppongo che anche la vita di questo ragazzo, che è finita così brevemente, non c'è scritto il motivo nel testo che ho trovato, non deve essere stata proprio così candida e pura. Ecco. Una volta la vita correva molto più velocemente rispetto, anche a livello di esperienza, di carico, di dolore, di consapevolezza, se pensiamo al poeta interpretato da Carmelo Bene, Jesenin. Lui era nato fine 800, mi sembra 1895, ha partecipato alla rivoluzione russa del 17 e si è suicidato che aveva 30 anni. Cioè tutta la sua produzione, quella che noi ricordiamo, era la produzione di un ventenne. Di un ventenne. È impressionante, perché se leggi i suoi versi è difficile associarli a una persona così giovane, come ecco il testo vissuto su quel palco da Diamanda. Uno non può legarlo a un 23enne, eppure erano i 23enni di qualche decennio fa. Inizio secolo, certo. Assolutamente. Comunque Donatella diceva di non mischiarci giustamente con i grandi maestri, questo è ma in realtà non volevo fare, non mi piacciono queste distinzioni, appunto sottolineavo, no, invece il contrario danno. Mi no, no, ma io volevo fare una battuta, perché scusa, volevo scusa. Prendere te e fare un piccolo maneggiamento, no, con Diamanda, raccontando, ecco, l'emozione che ho provato io conoscendo Donatella nel 2006-2007, perché io... 2008! Io, 2008, io ero pazzo per quell'artista, per Diamanda, era i tempi mi ricordo, De Ficciones, quel album maestoso, La Serpenta Canta, quindi mi piaceva, mi coinvolgeva a tal punto che centellinavo anche l'ascolto di Diamanda. Non era un qualcosa che lasciavo scorrere così nelle mie giornate, le dedicavo del tempo, lo sceglievo, la vidi anche a teatro. Poi capita casualmente, come già abbiamo raccontato in qualche altra puntata, di conoscere Donatella 2008, scambiarci qualcosa. Quando ho sentito i suoi lavori sono impazzito, cioè, capite, no? Capite che l'effetto che mi ha fatto, cioè, io ho visto subito Diamanda, ho detto c'è, esiste, è a Milano, sta parlando con me ma a me, guarda, io sono rimasta, e ovviamente ringrazio, tolgo il cappello che non ho, mi inchino, in qualche recensione di miei lavori sperimentali, recensioni scritte in Italia e anche in Germania, più di una volta mi hanno fatto questo paragone con Diamanda Galás. Una volta mi hanno paragonata dicendo che ero a metà strada fra Diamanda Galás e Elisa Gerald di Dead Can Dance, no? Io ho detto vabbè, grazie, sono tutti idoli della mia adolescenza, quando io voglio dire, ecco, assolutamente. Sì, ma hai fatto tu la cappello, loro cifra. Io l'unica cosa, al di là di tutto, a me una cosa invece piace tanto fare, ed è forse una cosa che non è una critica, assolutamente, ci mancherebbe altro, ora lungi da me passare per quella che vuol fare quella che se la tira, proprio zero, zerissimo. Anzi, non ho proprio niente da tirare, vista anche la mancanza di lavoro, ecco, totale. Però
Una cosa che a me, l'unica cosa che mi mancava in Diamanda Galas quando ero ragazzina e che volevo mettere dentro io, e poi ho messo dentro e metto dentro continuamente, è anche l'ironia. Mi manca quando non c'è l'ironia, mi manca qualche cosa. Forse può essere un mio limite, non è detto che sia un mio vanto, o semplicemente una prerogativa. Sento sempre il bisogno di mettere, ma anche negli altri, dell'ironia. Dove manca un attimino l'ironia è come se mancasse qualcosa. Io stessa, quando mi prendo troppo sul serio, mi sto antipatica, ecco. Però certo, uscendo da questa frase, che è un po' uno scherzo, le profondità dei mari, gli abissi dove ci portano Diamanda Galas e Carmelo Bene, nel mio vissuto sono gli stessi abissi. Ci sono una serie di artisti che hanno veramente una capacità, tra cui la grandissima Diamanda Galas e il grandissimo Carmelo Bene, hanno la capacità di aprire un portale, continuo a ripetere, verso un'altra dimensione. È un altro livello, sono altre frequenze. Come diceva Dan, giustamente, non si può ascoltare il disco di Diamanda mentre si lavano i piatti. Sì, poi uno magari lo ascolta anche quando lavano i piatti, sono fatti suoi. Ma no, perché si va da un'altra parte. Ci sono degli artisti che veramente hanno una sacralità. Io ci metto dentro anche Jodorowsky, poi ognuno ha le sue predilezioni, le sue passioni, no? Ma in particolare Diamanda e Carmelo Bene, io li ho voluti accostare questa sera perché secondo me aprono una porta che va in una direzione dionisiaca, una direzione che non ha nome. Ecco, io non riesco a dare un nome a questo e non c'è neanche bisogno di dare. E qui chiudo. No, e peraltro, visto che comunque questa sera appunto vogliamo parlare di sperimentazione, se parliamo di sperimentazione vocale, cioè adesso io mi accodo a quello che ha detto Donatella e probabilmente esprimerò ancora più devozione verso la Divina Galas, nel senso che a livello vocale è assolutamente inavvicinabile, ha una padronanza di probabilmente 150 tecniche diverse, nel senso, ed è vero ed è verissimo che non è un artista che si può ascoltare così di sottofondo, perché è un'espressività che pretende di essere al centro assoluto dell'attenzione. Io ho avuto la fortuna di vederla dal vivo, credo, 5-6 volte. E sono, cioè, ad oggi ho ancora i brividi al solo pensiero di tutte le performance che ho visto. Non c'è mai una virgola fuori posto quando poi lei è sul palco con due luci e un pianoforte e basta, e la sua voce, nient'altro, anche solo quando parla. È veramente una potenza espressiva e anche vocale. Allora, c'è cioè, un mezzo vocale che ovviamente. Cioè, ovviamente no, però insomma, che è decisamente fuori dal comune, tant'è che avevo letto un po' di note biografiche sue, e uno dei suoi primissimi lavori fu questa opera lirica composta da un autore israeliano di cui non ricorderò mai nella vita il nome, che fino a che non ha trovato lei non era mai riuscito a far rappresentare. Perché non esisteva al mondo una cantante in grado di cantare quelle cose. Quindi, cioè, parliamo di un mezzo proprio, quello proprio che ha fisicamente, che è assolutamente inarrivabile. E in più ci ha messo sopra due cose, 200.000 cose, ma due cose fondamentalmente. Uno studio tecnico pazzesco, dal canto lirico lei poi ha origini armene e greche, quindi ha tutta una serie di tecniche asiatiche che per noi sono assolutamente impensabili. Il modo in cui fa i growl, riesce a emettere veramente una gamma infinita di suoni, e ci ha messo sopra un'altra cosa che è fondamentale, che è una cultura sterminata. Che voglio dire, messe insieme queste due cose danno proprio lo spessore inarrivabile di un artista che veramente non ha paragoni. Cioè, poi io stesso, come diceva anche Donatella,
mi pregio in alcune cose di ispirarmi a lei, per l'amor di Dio, cioè con tutto il timore reverenziale possibile, però veramente esplorare un artista del genere ti apre veramente dei mondi che altrove non esistono. Ma infatti, tornando, scusa se mi intrometto, ma anche per esempio degli allievi, ogni tanto, se sentite diversi in lontananza è Derek che sogna, si sente fino a qua, non so se entra. Vabbè. E comunque, quando io, a volte mi capita con degli allievi o delle allieve che riguarda il canto, e io dico sempre, andate ad ascoltare personaggi, magari uno può essere non pronto per una Diamanda Galas, però magari ci arriva passo passo. Andate ad ascoltare veramente i personaggi eccezionali, che poi l'eccezionalità, io parto da un presupposto in tutto, non nella voce, parto proprio in generale, nella vita, in tutto. L'eccezionalità, il genio, fa parte di ognuno di noi, sta a ognuno di noi trovare il suo. È importante, perché se no noi vediamo sempre il personaggio, ma quella è la Figgera, no? Ma quella Diamanda Galas, Sarah Vaughan, oppure in altri ambiti della pittura, della danza, di altre cose non artistiche. Vedete, portatevi l'esempio che più vi aggrada, si vede sempre come qualcuno che è chissà dove. È vero che c'è gente che è chissà dove, ma il genio, la capacità di trovare il genio, potrebbe essere veramente caratteristica di ognuno, perché ognuno ha la potenzialità, io credo. Poi non è detto ognuno, però qualcuno mi può dire, ma c'è chi più, c'è chi meno. No, perché volendo ognuno può veramente, io sono dell'idea che ognuno, se vuole, può superare se stesso e trovare delle grandi risorse dentro di sé, che poi servono per crescere, non per forza per diventare una star, anche perché oggi diventare una star è praticamente impossibile. Ma al di là di questo, è fondamentale seguire i personaggi che più ci ispirano, il grande scrittore, il grande poeta, il grande musicante, anche se l'ho sentito all'angolo della strada, non importa che sia dello show business, anzi lo show business di oggi purtroppo è la spazzatura della spazzatura, non mi riferisco certo a Diamanda Galas eccetera, ecco. Ma quindi è importante, perché è un gancio verso andare avanti. Non ispiriamoci a dei modelli mediocri, perché il modello mediocre mi porterà soltanto alla mediocrità. Poi tutto mi può divertire, anche a me mi divertono delle cose che non so niente, magari sono così, ma so quello che sto fruendo. Quindi assolutamente, è importante, perché se no ci si considera sempre piccolini. Ma a tal proposito, scusate se interrompo il tutto, io vorrei sentire la voce di Alessandro, che stasera ancora non l'abbiamo sentito per niente. Pronto? Ci sei? No, ci sono. Ho già anche parlato. Ho già anche parlato. Stasera parlo. Hai un distorsore sulla voce hai mal di gola? Cosa succede? No, ho avvicinato il microfono. A proposito di sperimentazione vocale, no? Cioè, spiegami come fai, perché fai a fare sperimentazione vocale. Esatto. No, però è il microfono della cuffia, posso dire che fa schifo, e quindi sta da una voce così tutta giotta. Allora, ragazzi, che ne dite se... No, faccio una cosa io. Intanto pensate che contributo dei nostri vogliamo partire a lanciare. Io invece ho qui le Sfingi di Lorenzo Stuni, che non sono tarocchi assolutamente, è un meraviglioso sistema simbolico, le Sfingi di Lorenzo Stuni. Lorenzo Stuni era un grande maestro, non lo sto a presentare perché davvero dovrei dire troppe cose, chi vuole si documenti, purtroppo è venuto a mancare, mi sembra... pochi giorni or sono nel 2013, io ho avuto la fortuna e la gioia e l'onore di conoscerlo e di studiare, anche fare un percorso di biodramma con lui a Roma, ed era un maestro infinito. E ha fatto tanti sistemi simbolici, tra cui queste meravigliose sfingi, le sfingi lunari, le sfingi solari. Ora non sto a spiegare, pescherò questa sfinge perché la trovo, sono tutti dei disegni particolarissimi, io non so se si vede, io la trovo assolutamente adatta agli altri mondi nei quali ci hanno condotto Diamanda Galas e Carmelo Bene, e se riesco con gli occhiali, con la poca luce che ho,
leggerò la poesia che c'è scritta dietro, che però ho bisogno di più luce, scusate la cecità. Sono tre righe, eh? Vediamo cosa c'è scritto dietro. Allora, il titolo di questa sfinge è Vita, involuzione, morte. Amore, tu sei figlio di 9 madri, di 9 sorelle, tu sei prole. Nessuno aveva osato mai attraversare quel fuoco, mai. Amore. Così. Ho letto questa, non sapevo cosa ci fosse scritto, dietro ogni sfinge c'è un pensiero poetico che poi è legato a tutto un lavoro, eccetera, eccetera. E voglio dedicare così questo un attimo all'amore. Sentite, allora, visto che parliamo d'amore, allora mi lancio prima io e lancio quella che è una canzone d'amore. Lancio quella che è una canzone d'amore, quindi prima lancio il mio contributo. Allora, vi spiego un attimino che cos'è. Io ho fatto un esperimento un po' strano, parliamo di sperimentazione, ma è sperimentazione un po' particolare, nel senso che è un brano sperimentale che io avevo già inciso, parliamo di White Day di Campsindaia, e ho voluto fare un lavoro un po' diverso, ho voluto prendere dei testi di canzoni di autori italiani, ovvero ho unito la sperimentazione vocale al canto jazz, ma soprattutto alla canzone d'autore, per questo che si parla d'amore, perché ci sono in questa canzone pezzi di tre testi, di tre brani famosissimi che sono Ho capito che ti amo di Luigi Tenco, Arrivederci di Umberto Bindi e Estate di Bruno Martino, che sono dei miei grandi amori musicali e canori, più altri riferimenti canori che ora non vi sto a spiegare, più due pezzi poetici, uno all'inizio, uno alla fine recitati, che sono invece testi da me scritti. Il brano, come dicevo, è White Day di Campsindaia, Carlo Noè, che abbiamo avuto anche qua nostro ospite in tutta la prima parte di Dialoghi Sperimentali, insieme ad Ali Salvioni, che salutiamo, Enrico Cerrato, che salutiamo, e vabbè, Dan, io e Alessandro. E questo brano segna per me, come si può dire, non so neanche come definirlo, diciamo così, la fine di un viaggio. Ecco, la fine di un viaggio. Si intitola, il sottotitolo che ho dato al brano è Un'alba mai sorta, è in qualche modo la chiusura, un momento un po' melanconico, vi dico la verità, perché è la fine di una collaborazione. Non aggiungo altro. Lascio andare questo brano, è un audio, però io lo mando in formato video. Qui stiamo uscendo dalla sperimentazione pura, io faccio sperimentazioni molto toste per chi mi conosce. Qui siamo praticamente sulla canzone d'autore che però è intrecciata alla sperimentazione. Poi mi direte cosa ne pensate, ecco, se ho fatto un pasticcio o qualcosa che può in qualche modo emozionare. Chi intrattiene gli amici da casa mentre io preparo il contributo? No, io volevo solo dire a Stefano che ero d'accordo con lui quando ha raccontato la sua esperienza di fronte a Diamanda. Quelle 5 volte, beato te, ti invidio, io l'ho vista una volta sola, ha detto loro pretendevano dedizione e attenzione assoluta. Cioè loro, lei, ma nella mia mente c'era anche, lo associavo anche a Carmelo Bene, perché alla fine sono artisti che non ti accompagnano da nessuna parte, loro ti trascinano con violenza all'interno dei loro incubi o sogni che siano, ti costringono quasi a un rapporto carnale con la loro arte fatta di dolore e piacere, non ne scappi, sei tu e lei anche se intorno a lei ci sono 1000 persone, è così, assolutamente questa è la sensazione che ho avuto anch'io. Non ne scappi assolutamente. Io però, ragazzi, adesso sposto l'attenzione sui nostri contributi, spezziamo un attimo in modo tale che non venga, come dire, fatta appunto gara tra noi e Carmelo Bene. Ecco, quindi passo con Un'alba mai sorta e poi io passerei, commenterei e poi già mi viene l'idea di passare invece il contributo di Stefano, il primo contributo di Stefano, però prima facciamo una pausa e vado con questo brano qua. Mm.
io non so dove la strada si sia persa. Non so dove la musica sia nata. Non so quando abbia smesso di suonare il carillon ammaccato che evoca fantasmi nella notte antica. Un bacio al vento e si affida al sogno un tesoro perduto. Saranno nuove Alpi nel ghiaccio a scoprirlo sbocciare, cristallizzato dal fuoco. Arrivederci, dammi la mano, sorridi, così senza piangere. Per una volta ancora è bello fingere. Abbiamo sfidato, sfiorato l'amore, quasi per gioco. Ed ora fingiamo di lasciarci, ma soltanto per poco. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi. E pensare poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi, a sognare. Ma era troppo tardi per tornare. Ma era troppo tardi per tornare. Gocce di un altro mondo svaniscono in fretta, ma resta nel cuore un'alba mai sorta.
ma resta nel cuore. Un'alba mai sorta, ma resta nel cuore. Ma resta nel cuore. Era troppo tardi per tornare. Et voilà. Si sente che applaudo? Che poi applaudo vai... piano perché ho la sigaretta in mano, se no lancio cenere dappertutto, però molto, molto profondo, molto intenso questo brano. Scusate, ho preso la parola, ma perché l'ho proprio apprezzato molto. Mi piace molto questa cosa di Donatella che è poi... Mi pregio di dire che è un po' anche mia e di tanti altri che sanno spaziare veramente a 300, come direbbe da fare la battutaccia, a 365 gradi, ma non la farò, a 360 gradi nella musica bella, quindi senza essere ingabbiati in un genere piuttosto che in un altro, e quindi saper fare cose estremamente avanguardistiche, sperimentali, estreme, cupe, e saper affrontare anche la canzone, quella con le palle, la canzone italiana, quella vera, insomma, no? Insomma, Tenco, Bindi, voglio dire, anche qui cioè, parliamo di maestri assoluti. Assolutamente, poi Tenco, Bindi... Assolutamente. Dan, bellezza pura, bellezza pura. E emozione. Io questa è la terza volta o quarta che sento questo brano, davvero mi emoziona. Chi ci ha seguito fin qui già conosce White Day, è un piccolo gioiello di Carlo Noè, un brano su cui abbiamo anche ragionato nella sua monografia, che crea degli spazi. Donatella con il suo intervento ha dato una sorta di geometria sentimentale al pezzo di Carlo, incanalandola all'interno di un percorso da cui non si esce, perché lì su quella strada si sta bene davvero. È un pezzo bellissimo, bellissimo, bravi. Io sono contenta perché veramente mi emoziona molto questa cosa, perché veramente c'è molta emotività in me nella creazione di questo brano. Ci sono molti riferimenti, anche riferimenti a due brani, uno in particolare che io avevo fatto da adolescente con Camsidaia, quando avevo 18 anni, si sente, vabbè, un eco, un paio di echi di questi brani che entrano, eccetera. E per me ha un significato particolare, perché comunque, ripeto, è un po' un atto finale. Io sono molto teatrale, no? Nelle cose sono teatrale anche in questo, per me proprio è un atto finale. Tra l'altro Dan aveva invitato Carlo a partecipare a questa serata, purtroppo ha così declinato l'invito, quindi non è tra noi, però io ci tenevo a trasmettere questo brano, perché come il testo recita è un saluto, tra l'arrivederci e l'addio, non si sa, però per me era un coronamento di tutto un percorso, di tutto un lavoro che è arrivato a un suo compimento, e a me mi emoziona tantissimo. Tra l'altro volevo dire che mi ha ispirato un po' Stefano, non a caso, perché Stefano con la presa dei brani di Alessandro, la presa della Bastiglia, dei brani il ratto di... del il ratto musicale, il saccheggio col saccheggio dei brani di Alessandro, bellissimi, tra cui abbiamo visto appunto Disertore, la cover di Diamanda Galas, Strani Frutti, adesso ne abbiamo anche un altro che tra pochi minuti o secondi andrà a partire. Mi ha ispirato perché con, per esempio, Disertore ha preso proprio il testo di un'altra canzone e l'ha cucito, anche con Anticristo, li ha cuciti addosso a un brano che non c'entrava nulla musicalmente. Quindi questa cosa mi ha ispirato, perché cosa c'entra Ho capito che ti amo di Luigi Tenco con White Day? Cosa c'entra Arrivederci di Umberto Bindi con White Day? Eppure, e l'avevo fatto anche con un altro brano di Camsidaia, che non trasmetto ovviamente stasera, perché non è che adesso è tutto dedicato a questo argomento, che è Fly,
e che ho fatto lo stesso lavoro con del blu dipinto di blu, eccetera, eccetera. Quindi è un lavoro che ho già fatto per due volte. Stefano mi ha ispirato. Tra l'altro, io e Stefano annunciamo, non ci ho ancora lavorato bene, ma siamo lì per sfornare insieme un altro brano di musica di Alessandro, ma non anticipiamo nulla. Nel frattempo ci ispiriamo a vicenda. Siamo a vicenda. E questo è molto, molto bello. E questo è bellissimo. Io passerei quindi al brano, Stefano, però il titolo devi dirlo tu perché io veramente faccio un pasticcio. Di il titolo del brano, ecco, che è di Stefano su musica di Ale, quindi una nuova collaborazione di quelle Stefano Alessandro a cui state assistendo già da diverse puntate. Intanto io preparo. Esatto, allora il brano si intitola You Who Undoes the Knots. È un brano che appunto parte da un'atmosfera musicale di Alessandro che si chiamava in origine Selva, se non ricordo male. E in questo periodo appunto di collaborazioni, di voglia di unire un po' le forze, io ho fatto sentire questo brano a un'amica che si chiama Sara, e con la quale sono molto legato da molto tempo, e le ho chiesto, perché proprio in realtà io non sapevo quale sarebbe stata la risposta, le ho chiesto se lei scrivesse testi, perché non sapevo nemmeno se lei fosse in grado di scrivere. Lei mi ha detto sì, ogni tanto scrivo delle cose. Ho detto benissimo, allora se vuoi scrivi qualcosa che io possa interpretare. E lei mi ha detto sì, però io voglio prima sentire una base musicale, qualcosa su cui lavorare, no? E allora io ho scelto Selva di Alessandro e gliel'ho mandata senza darle nessun tipo di indicazione. E lei ha partorito questo mini concept praticamente, perché è sostanzialmente un viaggio sonoro dall'oscurità alla luce, e diviso in tre piccoli movimenti. C'è una prima introduzione sulla quale poi ha messo le sue sapienti mani Donatella per il mix, perché io lì non ce la facevo da solo, che è un coro gregoriano. Che canta una preghiera di San Benedetto, una preghiera medievale che viene utilizzata durante gli esorcismi ancora adesso. E quindi c'è questa apertura. Poi c'è questo secondo movimento in cui io molto umilmente recito e interpreto dei versi di Dante, quindi non proprio esattamente l'ultimo arrivato. E poi arriva il terzo movimento, che io lo chiamo un po' così, che è il pezzo vero e proprio, ed è un testo che questa mia amica Sara mi ha scritto in inglese senza musica. Quindi poi io lì ho messo quella che è la mia parte, quindi la melodia che ho costruito partendo da quel testo sulla progressione di accordi del brano di Alessandro. È stato un lavoro molto molto impegnativo. Donatella e Alessandro hanno ricevuto credo 8 versioni successive, perché era un po', cioè, i brani che ho fatto finora devo dire che mi sono usciti più facilmente. Questo era molto complesso come struttura, come atmosfera, e quindi continuavo a non essere soddisfatto del risultato. Poi ce lo rimandavamo con i reciproci suggerimenti, fino appunto all'ultimo intervento, che è stato quello risolutivo, perché il coro è all'inizio, quindi in qualsiasi pezzo la parte che ti deve conquistare è l'inizio. Se l'inizio non è bello, dopo tutto il resto del pezzo purtroppo ne risente. Quindi devo ringraziare Donatella che ha magicamente trasformato questo coro, che non ho fatto io, era una registrazione. Ma non ci ho messo un riverbero, non è che ho fatto. No, sì, però, una registrazione già esistente e bruttarella, insomma, quindi l'ha fatto diventare quello che doveva essere nella mia testa, no? Ha saputo leggere anzi, me ne ha mandate 8 versioni, devo dire la verità. Poi ho scelto quella perché, insomma, è stato complesso il lavoro, però alla fine siamo arrivati. 8 versioni tu, 8 lei. Sì, è stato veramente un parto plurigemellare. E siamo arrivati poi alla versione definitiva, che si chiama appunto You Who Undoes the Knots.
è un brano con dei riferimenti mistici, se vogliamo, perché poi il testo in inglese è una sorta di preghiera alla madre. La madre non viene identificata specificatamente, quindi viene lasciato, diciamo, aperto la possibilità di interpretare questa madre in senso religioso, per chi ovviamente ha questo afflato, può essere la madre biologica e naturale, quindi un figlio che si rivolge alla madre, può essere, e devo dire che questa è quella che un pochino più sento, ho cercato di trasmettere, la madre natura, terra, la madre in senso proprio... Sentirei anch'io la stessa cosa. Direi che ho parlato a sufficienza. Alessandro, visto che tu sei l'autore della musica, anche se c'è la voce distorta, due parole, please. Sono molto contento di questo continuo ispirarci a vicenda, sono molto contento. Che dire, passiamo all'ascolto. Passiamo all'ascolto. Allora ragazzi, io ho già pronto l'audio. Siccome tutte le volte lo ripeto, se non si dovesse sentire, fermatemi che lo faccio ripartire subito. Vado. Cruz sacra siempre que luz, non d'acqua siempre que luz, va de retro Satana, non puoi suade mi chi vana, son mala quelli vas, e se bene la viva. In mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura.
Bellissimo duetto, bellissimo alchimia, è un'alchimia nuova anche questa, è un'alchimia, è bellissima come alchimia e io trovo che Stefano su questi brani di Alessandro abbia dato davvero un tocco di sacralità a ognuno di essi e per sacralità intendo proprio qualcosa di profondo e che riguarda l'intimo di ognuno di noi. Anche tu hai aperto dei portali su scenari di altri mondi. Io ribadisco il concetto, la sperimentazione quando è alta e chi se ne frega se poi di un personaggio che ha fatto storia o no, ma quando è alta conduce attraverso dei luoghi dell'essere profondi di ognuno di noi e non dico altro. Bravissimi, bravissimi davvero, ormai siete consolidati, diciamo che Stefano è entrato in questa alchimia in maniera perfetta e la cosa che mi ha incuriosito, mi è piaciuto molto il coraggiosissimo e singolare accostamento tra Dante e il plaque elettronico di Alessandro. Questa è veramente è stata una scelta azzeccatissima, perché sentire parole così famose, parliamo proprio dei primi versi dell'Inferno di Dante su un tappeto sonoro così sofisticato ma riconoscibile da un certo punto di vista tecnico, è quantomeno singolare, molto molto affascinante, mi è piaciuto tanto. Poi, come spesso fa Stefano, ci prepara ad un qualcosa d'altro, quindi l'ha dichiarato lui stesso nella presentazione del brano. È passato dall'Anticristo al Vade Retro Satana del Gregoriano per poi introdurci in un mondo in cui accompagnato da Alessandro, però comandava lui, comandava assolutamente Stefano. E bravi, bravi, bravi tutti. Perché mi era stato fatto notare che indugiavo un po' troppo nell'oscurità con i brani precedenti e quindi in effetti non bisogna poi ripetersi troppo, no? Per cui, per quanto l'oscurità sia in realtà il mio elemento naturale, ma facciamo qualcosa anche di più luminoso, insomma, diamo un barlume di speranza. Scusate, stiamo cercando. Alessandro se n'è andato. No, c'aveva una roba con dentro la propoli che adesso non si sa più dove. Scusate l'interruzione, andate avanti pure tranquillamente a parlare o vi eravate interrotti. Io mi sono persa un attimo. No. Comunque è meraviglioso. Io chiedo a Stefano il testo di cosa parla. Il testo è... La madre, ok, il riferimento alla madre ce l'hai detto, ma è una narrazione così? No, è proprio strutturato come una preghiera, sono proprio frasi che questo ipotetico figlio rivolge alla madre, la quale è colei che scioglie i nodi. Peraltro il titolo è una forma arcaica e si riferisce a un dipinto, non ricordo esattamente di che periodo, che si chiama appunto Maria che scioglie i nodi, il titolo, il nome originale non me lo ricordo, che è un dipinto che ha una storia particolare e che viene venerato proprio come icona, soprattutto nei paesi dell'America Latina. Quindi insomma mi è piaciuto, come dicevo prima, la costruzione concettuale non è mia in questo caso, ed è stata fatta una profonda riflessione per scrivere queste poche parole comunque, e quindi le frasi sono appunto tipo tu che sciogli i nodi, guidami, proteggimi, preservami, ma al di là... è un po'...
al di là delle convinzioni spirituali o religiose o di altro genere che siano, la figura della madre è un archetipo fondamentale dentro ognuno di noi. Ognuno di noi poi diventa No, madre. infatti ho trovato che fosse proprio un messaggio molto universale e molto Assolutamente. attuale e di grande speranza. Mi viene in mente come no, la carta di prima, qualcuno che scende dal cielo con le ali a liberarci, questo concetto di madre salvatrice in questo senso. Assolutamente, bellissimo. E invece chiedo al nostro Alessandro, questo brano da dove arriva? Tu avevi fatto un EP, no? Di questi No, brani. questo era fuori dall'EP. Ah, è vero, non c'entra nulla, ho detto una stupidaggine, è vero. E la tua Sì, ispirazione? questo era stato trasmesso in una delle Sì, è puntate stato era precedenti. quello dei Io pianeti. l'ho sentito lì, infatti poi gli ho detto, guarda, fai una cosa, mandamelo perché questo qua ci È voglio fare sopra vero, qualcosa. era quello del video dei pianeti che girava, cioè il pianeta col suo satellite, questo adesso me lo ricordo. E l'ispirazione del tuo brano, caro Alessandro, puoi raccontarcela come nasce? Prima di Stefano, prima di unire la tua musica con la voce di Stefano. Nasce sperimentando col programma che io uso abitualmente, mi faccio ispirare senza preconcetti, decido solo, diciamo, se voglio fare un certo tipo di pezzo piuttosto che un altro, però non ho basi da rispettare, per cui pezzi che come Selva, come l'EP, come i brani che sentite sono ispirazioni del momento. Ok. Una domanda, Ale, ma immagino già di sapere la risposta. Il titolo del brano, Selva, o di solito parti da un titolo o scopri un titolo alla fine del brano? Il momento del titolo per me è sempre un momento critico perché io non decido mai il titolo prima, per cui io mi metto al lavoro e quando poi esce il pezzo me lo devo ascoltare anche una decina di volte per decidere poi che titolo dargli, perché vedo cosa mi trasmette, cosa mi dà quello che ho creato e cerco di dargli una collocazione. Da bravo sperimentatore, sai da dove parti, non sai dove arrivi, e quando arrivi alla conclusione ti guardi indietro e dici: cavolo, ho passato una selva, cioè ho visto quel. Ripercorri, diciamo, il cammino e trovi il titolo, vabbè, quello che il termine o il concetto che fa la cornice poi al brano e lo sigilla in qualche modo. Esatto. Bello, 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 bello. A tal proposito, spezzo un momento perché ho scelto un'altra, chissà se si vede, Luce. troppa luce. Tac, tac, si vede questa testa strana, questo personaggio assolutamente particolare, un'altra spinge di Lorenzo Stuni. E vado a leggere cosa c'è scritto dietro, vediamo. Sfinge solare 62, piacere della conoscenza rilevabile. Vediamo un po'. Hai percorso la terra emersa dalla montagna orientale, dove al mattino il sole stampa la sua crescente alfa di fuoco fino all'ultimo omega d'Occidente. Hai visto molte facce del mondo. I desideratissimi beni provvisori e le opere definitivamente belle, la caducità lungamente in auge e le grandezze volentieri in ombra, l'omissione delle verità affamatrici e l'ammissione delle menzogne che lusingano, con pallidi fiumi l'incolmabile sete. Tu farai dono della tua conoscenza a chi ti rivelerà compiutamente in un attimo di geniale amore il fine reale della tua ricerca. E la dedico a tutti voi, qualunque cosa per voi voglia dire. Beh, bellissimo, anche qui,
come dicevamo prima, i rimandi ce ne sono tanti, parlavamo di fuoco, c'è il simbolo del fuoco, il triangolo, quindi della fiamma ascendente, ma anche della bellezza. Come avevi detto, Donatella, lo puoi riprendere? Aspetta, allora scusate, ma devo riaccendere una piletta. Abbiate pazienza, sono qua. Allora, verso il finale? Verso il centrale, parlavamo di bellezze. Allora, la rileggo. La rileggo. Hai percorso la terra emersa dalla montagna orientale, dove al mattino il sole stampa la sua crescente alfa di fuoco, fino all'ultima omega d'Occidente. Hai visto molte facce del mondo, i desideratissimi beni provvisori e le opere definitivamente belle, le caducità lungamente in auge e le grandezze volentieri in ombra, l'omissione delle verità affamatrici e l'ammissione delle menzogne che lusingano, con pallidi fiumi l'incolmabile sete. Tu farai dono della tua conoscenza a chi ti rivelerà compiutamente in un attimo di geniale amore il fine reale della tua ricerca. Vedi, le opere definitivamente belle, quello che dicevamo all'inizio, il geniale amore, abbiamo parlato di genio, abbiamo parlato di amore, l'ombra, prima con Stefano parlavamo di ombra e del percorso, l'abbiamo appena accennato con Alessandro descrivendo, diciamo, il suo cammino creativo e la sensazione che ha guardandosi indietro nel momento in cui deve scegliere un nome per la sua opera. Quindi la scelta della carta non credo fosse voluta. No, l'ho scelta così. Ecco, anche questo è molto particolare, questa cosa, molto bella. E poi volevo dire un momento, parentesi nostra, di famiglia, di dialoghi sperimentali. In questi giorni ricorre l'anniversario in cui non solo io e Alessandro ci conoscemmo 7 anni fa, ma io ero con Stefano, per cui eravamo io e Stefano che conoscevamo Alessandro in una serata in discoteca a Gaggiano nella notte dei dannati, si chiamava The Damned Night, no? Alle parti di Paderno Dugnano, se non ricordo, più o meno, Gaggiano, no? Gaggiano! Fino al festival! non è lontanissimo, via! A Gaggiano, in quel di Gaggiano, e Alessandro era ospite DJ della serata, io e Stefano eravamo andati a ballare e mi ricordo che io l'ho visto e ho detto: ma va, che bel tuso che hai lì. E chi ha fatto il primo passo? Ditemi questo, svegliamo. Perché quella sera ci siamo solo conosciuti perché peraltro Alessandro ha visto me con Stefano e non pensava che fossimo due cari amici, ma niente più, pensava che eravamo fidanzati, come capita sempre quando vedi un uomo e una donna insieme, no? Sono sempre fidanzati, ecco, di norma. Lui, che era con la sua ex fidanzata, con la quale non stavano più insieme, ma quella sera c'era anche lei, io pensavo che fossero fidanzati, quindi alla fine si sono solo conosciuti. Il giorno dopo, tramite le foto su Facebook della serata, uno dei due ha chiesto l'amicizia all'altra. O io lui, però sono stata io che gli ho scritto, perché lui era troppo timido, lo scriveva, gli ho detto ciao e allora poi è iniziata una conversazione virtuale. Ma su questo non avevamo dubbi che il ciao fosse partito da te. Perché, scusa? Ti conosco. Perché lui era timidino, poverino. Che lo Stefano, vedo ancora le foto adesso, c'aveva una faccia, perché quella sera abbiamo ballato come i pazzi, ma penso che abbiamo anche un po' trincato. Le foto parlano da sole. Le foto parlano e purtroppo sono pubbliche, quindi... Però è stato molto divertente, erano serate delle quali abbiamo, al di là delle faccende personali, abbiamo nostalgia in sé, perché comunque erano serate divertenti in cui si usciva liberamente, senza troppe menate. Adesso cosa andiamo a trasmettere per i nostri amici da casa? Vediamo un po' cosa c'è. Allora, la serata ci propone altro materiale. Ci proporrebbe
Allora, vi dico tutto quello che abbiamo, poi vediamo fin dove arriviamo, perché abbiamo iniziato alle 9:20, diciamo che fino alle 11:20 siamo nei tempi. Abbiamo un video di me, allora Alessandro è onnipresente, è il reuccio un po' di queste ultime puntate, perché mo c'è sempre, c'è in tutti i prossimi contributi, perché abbiamo il video di Rituale. Rituale è un brano di Alchimia Nova, ovvero io e Alessandro che lo metto lì in riserva da 10 puntate e sta sempre in riserva, non lo passo mai. Poi c'è il video di Strani Frutti, ancora una volta la musica di chi è? Di Alessandro con Stefano alla voce e al testo, che abbiamo ascoltato solo audio la volta precedente. Poi abbiamo un altro solo audio, Tribal o Tribal Vibes, che è un audio suo e basta. Allora io direi, per par condicio, visto che ci siamo io e Stefano, e lanciamo i due video se avete voglia, però sento anche Dan che insomma decidiamo tutti assieme. Questo è quello, beh, che era la rimasto. Busta A, la busta B o la busta C, fai estrai E poi vabbè, io avevo messo anche in riserva come sigla finale io che canto Dream a Little Dream of Me, che non c'entra niente con la sperimentazione, ma è molto dolce, canzone d'amore. Io sono molto nell'amore in questo periodo, come sentimenti di cantate. Io metterei questi due video assieme e poi portiamo la chiacchierata alla fine con improvvisazioni possibili o meno, e vediamo, senza mettere altri contributi. Cosa dite? Lancerei questi due video. Ma la prossima volta voglio portare, ci sarà una cosa di Dan nuova, che io e Dan stiamo per fare assieme nuova. Finalmente vedrà la luce, che non è ancora il brano con me e Giulia Sirtori, che stiamo attendendo io e Giulia con ansia e trepidazione, ma è un'altra cosa. Ecco, lo annuncio, perché sennò sembra che di nuovo con Dan non facciamo niente. No, no, c'è della carne assolutamente da mettere al fuoco. Intrattenete gli amici da casa che preparo i contributi. Silenzio, non li intratteniamo, che si intrattengano da soli. Senti, sono adulti e vaccinati. No, non si può più dire. Sono grandi, grossi e di robusta costituzione. No, costituzione è un'altra cosa che... Anche no. È pericolosissima. Ti ingabbiamo da soli, non se ne scappa, sì. Non se ne esce. Che ridere, scusate, ma qui c'è un problema. Date avanti a Cicciarà, ecco. A Cicciarà! Questa è condivisione suono, ok. Perché che dici? Qui da queste parti dove abitiamo noi, parlano tutti un po' così, un po' così, sì, de sì, già de già, chi dici, lodo no. Allora, i brani sono in quest'ordine, poi li commentiamo. Primo è Strani Frutti, che già avete sentito, però questa volta vediamo il video, che dopo Stefano ci illustrerà, la musica di Alessandro, la voce di Stefano, e poi abbiamo il video, anche se quello il nostro è un video non professionale, lo dico, l'audio sì, ma il video è fatto di fegatelli, cioè fatto di ritagli che io avevo fatto di altri video, di altre cose, dove ci sono io che faccio la pazza, li ho messi tutti assieme, viene una cosa molto alienante, molto destabilizzante, ed è diventato il video di Rituale, su musica di Alessandro e voce mia. Partiamo con queste due contributi. Del sud colano sangue
api neri all'insù. Danzano i corpi neri al vento del sud, ai rami dei pioppi impiccati nel blu. Danzano i corpi neri al vento del sud, ai piedi dei pioppi poggiati mai più.
Con il nostro orologio che è qua sopra, che ricorda il, com'è che si chiamava, l'intermezzo, l'intervallo della Rai, no, erano le prove tecniche di trasmissione. Sì, sì, si chiama monoscopio quell'immagine, monoscopio. Mitico, mi è capitato di usarlo pochi giorni fa per una grafica che mi avevano chiesto, quindi allora ho fatto a ridere quando l'ho visto comparire nel video. Penso che l'ho trovato per caso, perché sono andato al lobby a prendere una cosa, c'erano questi orologi qua, e ho detto no, riesco a non prenderlo, ho preso al volo e portato eccola, via. Eccola, sul nostro muro pasticciato. Ovviamente il nostro video, al contrario di quello di Stefano, non aveva nessuna pretesa di essere un video fatto con le regole dei video, sono proprio dei ritagli di mie cose, in cui sono in uno... picchio la testa contro, sono alienanti, in uno picchio la testa contro la maschera, in un altro faccio la santa, santa di qua, santa di là, cioè sono cose pazze che a me piacciono, però il brano Rituale in realtà ha avuto la, mi è piaciuto trasmetterlo perché la Mirella Calcaterra, che gli amici da casa ricorderanno e che tornerà a breve, perché lei dopo il 12 dicembre mi ha detto sono di nuovo disponibile e tornerò tra noi, mi diceva che quando l'ha sentito, una delle prime cose sperimentali che le ho fatto sentire per così assaporare un po' di queste atmosfere che lei poi di cui si è innamorata, mi ha detto che quando ha sentito il Rituale è andata come in trance. A un certo punto, questo brano a un certo punto è come partita per un viaggio, ecco.
Quindi invece il video di Stefano era un video fatto con i criteri giustamente del video. Prima di dire qualsiasi cosa sui nostri brani, noi, cioè Stefano che lo presenta eccetera, vuoi dire Dan qualche battuta? Tanto sono brani che tu già conosci comunque, a parte il discorso. Sì, sono brani che già conosco, purtroppo ho visto bene il vostro video, purtroppo quello di Stefano lo vedevo a scatti. Speriamo che non ci sia registrato a scatti, se no. Esatto. No, perché Sandro lo ricuce. Lui cantava, mi appariva fuori sincrono, un po' come Enrico Ghezzi a fuori orario su Rai 3. Sì, comunque, ma tranquillizziamo gli amici da, cioè tranquillizziamo, l'hanno già visto bene. Ok, se l'avete visto bene, l'avete visto comunque bene, no? Sappiate che io in diretta lo vedevo un po' a scatti. Si vede che c'è del mestiere dietro, il video è davvero ben girato. Ti volevo chiedere una cosa, il costume, una scelta tua o... Costume e i capelli, attenzione. Sì, esatto, mi sono fatto crescere i capelli per l'occasione, no? Sì, sì, eppure la barba, perché quando... Però la barba è vera. La barba ce l'ha anche a lei. Però la barba è vera. Sì, la barba è vera. No, il costume è una scelta mia, e ho voluto fare questo personaggio un po'... così un po' surreale, un po' molto gotico fondamentalmente, e poi abbiamo deciso con il regista, che è Sebastiano Adernò, che ha fatto già la regia dei miei video precedenti, mi ha proposto lui in realtà, io ho accolto molto volentieri l'idea, perché in realtà io non volevo che questo personaggio, noi abbiamo fatto queste riprese in esterna, in una location meravigliosa, e però nella mia testa questo personaggio non doveva essere il protagonista del video. Invece, cioè, alla fine le riprese erano talmente belle che diventava il protagonista del video. Però, appunto, quando gli ho espresso questa volontà di avere comunque una sorta di alter ego, cioè non volevo essere soltanto così in questo video, lui ha avuto la bellissima idea del cappio che abbiamo ripreso in cantina, con la luce fatta con la torcia del cellulare, e quindi anche lì in maniera molto molto amatoriale, e però mi piaceva proprio il contrasto tra questi due personaggi molto diversi tra loro, nel senso questo specie di demone tutto nero, tutto agghindato, con questo trucco pesantissimo, e con queste movenze molto poi vabbè, io non sono un ballerino, però, e si vede anche, però, molto sognante, con invece il colpo proprio in faccia del viso totalmente... Nudo e crudo. Nudo e crudo, esatto, col cappio intorno al collo, che in attesa del colpo finale recita alcune parti del testo. E poi mi fa piacere anche... specificare che il fotogramma che si vede alla fine è terribile, veramente, esatto, e quella è proprio la fotografia storica del linciaggio, l'autore è quella che ha scritto, esattamente, lui ha scritto il pezzo vedendo quella foto, e quindi insomma ci piaceva, quello è un pugno diretto nello stomaco, sì. E l'albero che si vede lì rimanda subito all'albero sotto il quale tu hai sepolto le maschere. Sì. Lì veramente, da un punto di vista tecnico, mi è piaciuto. Dopo lo sconvolgimento, perché non ce l'aspettavamo, vedi quell'immagine e ricordi quello che il personaggio folle, il cappellaio matto, il generale dell'esercito... Sì, ha le spalline tra il militare, non potevi che farlo, non potevate che farlo in bianco e nero, quindi siete riusciti nella difficilissima operazione di creare una sorta di continuità, sì, di legame fra le due, fra il presente e il passato e la foto storica.
Bellissimo. Sì, peraltro è stato un lavoro veramente complesso questo video, soprattutto in fase di montaggio, perché, vabbè, il dettaglio un po' trash è che io sono pessimo nel fare i labiali, perché sono brani con poca base ritmica sotto, e quindi i labiali erano quasi tutti fuori sincrono, per cui andare poi a rimontare tutto e scegliere le parti che avessero comunque un senso, ma dove comunque non fossi palesemente, che non stessi proprio dicendo un'altra roba, non è stato molto semplice. Lì il lavoro del regista è stato veramente certosino, devo dire. E grazie, perché mi è piaciuta molto questa cosa, cioè il fatto di mettere l'immagine alla fine, era proprio quello l'idea, cioè alla fine dare il senso e tornare indietro con la memoria a quello che hai visto e dargli un altro senso rispetto a quello che probabilmente hai pensato la prima volta. Esattamente l'effetto che avete ottenuto. Scusate se intanto ho mosso la fotocamera, in realtà volevo far vedere, mentre che ascoltavamo l'interessante spiegazione di Stefano, Pimpa ed Eric che dormono, ma non riesco a farli vedere bene, perché Pimpa sembra una macchia nera. Invece da qua si mimetizza, Pimpa si mimetizza, Derek lo abbiamo visto. È un po' lontano. È bellissimo, veramente bellissimo brano, bellissimo sodalizio musicale, bellissimo video, bellissimo tutto. Invece volevo chiedere ad Ann se non è rimasto, com'era lo del, se non era, mi interessava, o Dan o Stefano, è vero che l'avete visto tutti e due, se non erano destabilizzanti certe immagini, per quanto folli, che io, volutamente folli, che ho usato, se si notavano certi momenti che dovevano essere proprio destabilizzanti, tipo il personaggio con la rete che picchia la testa ripetutamente con la maschera. Voglio capire se sono arrivate queste cose, ammesso che si sia visto bene. Soprattutto a me ha colpito molto la parte dove monti insieme due filmati a fare una croce, che all'inizio parte con l'orizzontale e dici che cazzo fa questa col video orizzontale, poi compare quell'altro, quel che lì, e lì c'è il senso. No, perché io divento matta per queste cose. Siccome il video poi non è il nostro, ribadisco, si capisce che il video non è il nostro mestiere, il nostro mestiere è l'audio, il nostro mestiere è la musica, è la recitazione, la voce, eccetera. Io né Alessandro siamo dei videomaker, quindi non c'era una pretesa di un video professionale, ecco. Però mi piace giocare su queste cose, perché comunque a livello sperimentale mi richiamano dei significati e dei significanti che sono assolutamente cose che io intendo esprimere. Ecco, mi interessava capire che in qualche modo arrivassero questi momenti di follia senza apparentemente questo senso. Questo sicuramente arriva, ma a me che vi conosco bene arriva anche il divertimento. Ti assicuro, io immaginavo quanto vi siete divertiti sono fare queste riprese. Che mi diverto proprio io, e la musica di Rituale secondo me merita veramente molto, oltre a quella di Strani Frutti, perché Alessandro davvero ha fatto dei bellissimi lavori. Poi ripeto, il gusto è soggettivo, ognuno pensi ovviamente quello che vuole dei nostri amici da casa, ma io apprezzo particolarmente certi lavori di Alessandro, perché Rituale per esempio ha una ritmicità insieme però ipnotica, che davvero quello che dice Mirella, davvero al di là del video, se ti lasci ad abbandonare, se ti abbandoni alla musica, la musica ti porta, e anch'io con le voci ho lavorato in un modo assolutamente seguendo il questo è il brano più terrestre di Alessandro. Alessandro ci ha portato spesso nello spazio, ha giocato tantissimo con l'acqua, diciamo questo brano con sonorità più tribali rimanda forse più all'elemento terra. Assolutamente. Fra tutti quelli che ci ha proposto fino adesso. E la prossima volta ascolteremo Tribal Vibes. Tribal Vibes, che oggi ovviamente abbiamo finito, perché sono, caro controllore del tempo, sono 2 ore e forse 4 o 5 minuti che stiamo andando avanti. 5 minuti, sì. Io volgerei a conclusione. Qualcuno di voi vuole dire qualcosa? Io sceglierò, pescherò un'ultima sfinge per salutare i nostri amici. Vuoi sceglierla tu? Bravo. Tanto lascio la parola a voi per una battuta finale.
Questi sono sempre momenti spiazzanti quando Donatella ci lascia la parola così. Allora vado io. No, esatto, vado vai io. Con la spinge, che già quella di prima ci ha steso, vediamo adesso. Vediamo se questa ci ristende. Allora questa l'ha scelta Alessandro, questa spinge, bellissima. Intanto io devo però mettermi una luce, se no non leggo un cavolo. Ma questa è una chimera. È in mezzo. Oddio, allora no, questa in realtà è una... Meno male che Alessandro l'ha scelta, perché ho capito che è nel mazzo sbagliato. Questa non è una sfinge, ma è una chimera. Sono altri è un altro gruppo di sistemi simbolici, perché Lorenzo Stoni ha fatto un lavoro immenso. Non importa, la leggiamo comunque. Si intitola Distinzione. Non ero morto, ero solo stanco. Non potete adirarvi solo perché dormivo. La mia voce aveva un suono pesante, era solo un russare, un alito greve, il canto e il mugolo di un uomo affaticato, non un arrendevole abbraccio della fine. Non sono morto, sono solo stanco. Questo. Meno male. Il canto e il mugolo di un uomo affaticato, quindi... Concludiamo tornando alla primissima cosa che abbiamo visto questa sera, ovvero Carmelo Bene. Ah, meraviglioso, sublime. Io, certo. Scusate, ma io sono innamorata. Può ricordare il senso dell'infinito. Sì. Esatto. Esatto. Quello mettiamo nel mazzo giusto, perché questa è una carta che non fa parte di queste. È una chimera. Ha fatto ordine. Ha fatto è una ordine. Chimera, sempre di Lorenzo Stuni, ma quelle sono le sfinge, queste sono le chimere. E Carmelo Bene per me è un immenso amore. Io invito chiunque non conosca o conosca poco o male, magari per dei video su YouTube mal scelti e magari si è fatto un'idea distorta, di approfondire il lavoro infinito, immenso di Carmelo Bene, così come quello di Diamanda Galás, assolutamente. Al di là che siate cantanti, attori, sperimentatori o non sperimentatori, tuffatevi nei mondi più particolari, tuffatevi, non abbiate pregiudizi sulla fruibilità. Spesso il concetto di fruibilità fa perdere dei tesori preziosi, ecco, per la paura di non capire, non c'è niente da capire, ecco. E qui io lascio e abbandono la puntata di questa sera. Dico solo che dalla prossima volta useremo la nuova piattaforma, vero che faremo la prova per la nuova piattaforma, perché ci darà degli strumenti in più, tra cui cantare dal vivo, sperimentare dal vivo, cose che io voglio fare da tanto e che con questa piattaforma, per problemi tecnici che essa racchiude in sé, è purtroppo del tutto impossibile, ma sarà possibile. Abbiamo in preventivo di tornare a parlare di attualità, di fare le serate sui tarocchi, di continuare con la sperimentazione pura e via andare. Nuovi ospiti in arrivo, vecchi ospiti che tornano, insomma. Andiamo avanti con dialoghi sperimentali. Io direi che però una puntata verso Natale / Capodanno, un'altra puntata prima di fine dicembre, è giusto che ci sia. La 21esima io la farei proprio entro fine anno, poi decideremo quando. Per concludere l'anno, sicuramente, assolutamente. Bene, io saluterei, ringrazio Stefano, ringrazio Dan, ringrazio Alessandro, ringrazio Donatella e ringrazio gli amici da casa, l'amica da casa numero uno, i presenti, gli assenti, chi c'è stato, chi non c'è stato, chi avrebbe potuto esserci e dite voi. Salutate, non so. Buonanotte. Grazie. Ciao.